a tutti, io sono Ivo Ambrosi, sono un architetto, ma tutte le cose che vedete qui dietro non sono architettura, sono semplicemente degli organismi che vivono all'interno del mondo virtuale e sono fini a se stessi. Vi chiederete perché. Ognuno di noi nella nostra vita si trova a coordinarsi rispetto a un'idea di azione. Non ha importanza che sia essa fisica, palpabile o mentale, sonora oppure virtuale. Comunque questa esperienza viene sempre riportata, bene o male, all'interno di un processo progettuale quando ci mettiamo di fronte all'atto creativo. E immaginiamo un architetto che progetta un corridoio all'interno di un progetto e lo pensa come quel corridoio dal punto di vista emozionale che percorreva nelle sue scuole elementari, piuttosto che progetta una sala e la pensa come quella sala del Gambrinus quella sera al Peciacuccia, al Peciacciacca. La corretta. E in questo modo di fare, scusate che mi sono una scaletta. Sì, in questo modo di fare le passioni che noi abbiamo più a cuore ci rimangono molto più impresse come emozioni spaziali, quindi possiamo immaginare che un architetto, per esempio appassionato di skateboard, di fronte al Guggenheim di Bilbao lo interpreti e lo giudichi secondo un parametro di percorribilità. Per esempio, sì, da là potrei scendere, fare un salto, di lì no sarebbe più pericoloso, cadrei, che è una cosa completamente assurda, però è una deformazione che noi abbiamo sempre nel nostro modo di agire, nel nostro lavoro, che porta con sé le passioni collaterali. Appunto questo l'ho chiamato giochi collaterali. Cosa succede? A un certo punto nella casa di ognuno di noi si introduce il computer. Il computer subito nella percezione di tutti, che siano consci o meno, diventa uno spazio all'interno del quale possiamo creare delle realtà. Già da quando vediamo la freccina del mouse, come quella lì sotto, che sta all'interno di un'area, diciamo ok, quello sono io, questo è il mio spazio, quelli sono gli oggetti con cui posso interagire. E oltre a questo ci sono un sacco di deformazioni, il videogame, il problema sociale dei ragazzini che se ne stanno davanti al videogame a giocare, però comunque compiono degli atti e fanno delle esperienze all'interno del mondo virtuale. Oltre a questo, oggi abbiamo Facebook e tutte le community in cui ci costruiamo non solo un mondo ma anche le relazioni con altre persone, quindi costruiamo delle società. In questo caso una passione collaterale che io vi porto e voglio farvi capire come si allinea all'architettura è la capacità che abbiamo tramite il computer di costruire effettivamente degli spazi che in questo caso non devono seguire le leggi fisiche oppure tutto quello a cui siamo di fronte in un progetto di architettura, dove abbiamo la forza di gravità, abbiamo le leggi e soprattutto abbiamo l'uomo che deve entrare e compiere azione all'interno di queste cose. No, da quello siamo completamente liberi. E allora cosa succede? Si inizia un dialogo con i software a suon di parziali volontà, campi di forze che agiscono, informazioni capaci di relazionarsi tra loro. E quindi nell'architettura cosa ci interessa? Assolutamente non gli esiti che state vedendo qui, ma il processo che porta a questi esiti. Se immaginiamo un processo progettuale guidato da strumenti analogici come la matita o il modello, possiamo dividere per fasi un progetto, per esempio una prima fase di avvicinamento al progetto in cui anche in modo creativo ci si pongono delle questioni, si fanno delle analisi e altrettanto in modo creativo si traggono delle conclusioni da quelle analisi. Dopodiché c'è una fase diagrammatica che è puramente mentale nel processo analogico, la quale mette un po' sulla bilancia tutte le variabili progettuali. E poi c'è la stesura, dove entra in atto la matita, che stende. Poi c'è questo avanti e indietro tra la fase di stesura e la fase diagrammatica che porta al progetto. Se invece lo strumento che usiamo è capace di gestire i dati e magari è pure parametrico, la prima fase è sempre un avvicinamento al progetto, un prendere coscienza di quali sono le tematiche che ci interessano di più nel progetto. Ma la seconda fase, quella diagrammatica, diventa veramente assistita dal computer, nel senso che noi il lavoro che facciamo mentalmente nel processo analogico lo possiamo fare aiutati dal computer. Le informazioni che pensiamo e cerchiamo di mettere sulla bilancia le inseriamo all'interno del computer e fin qua tutto ok, ma queste informazioni all'interno del computer possono essere educate a reagire tra di loro e a reagire ad un sacco di altre variabili che poniamo all'interno della programmazione di questa cosa. Quindi in un certo senso abbiamo delle comunità di dati capaci di relazionarsi con ognuno il suo ruolo rispetto all'organismo totale. Quindi quando si va da questi giochi fino a se stessi all'architettura ci interessa prettamente il processo.
che andiamo a applicare qua. E poi basta un click, in questo caso non serve disegnare, e l'esito viene fuori automaticamente. Non c'è quindi bisogno di dare immagine a un pensiero architettonico, ma si danno le regole di un gioco dalle quali automaticamente scaturisce il progetto. Vi racconto un po' di queste cose che vedete dietro. Qui ho usato delle simulazioni fisiche per raggiungere la conformazione di equilibrio energetico della superficie. Quindi, per esempio, tramite un gioco così si capisce come poi poter progettare una superficie che abbia la minima esigenza di spessore per poter rimanere in piedi, come faceva Gaudì la Sagrada Famiglia. Qua invece il tema dell'errore: spesso comunicando con il computer ci si imbatte in degli errori. Questa è un'installazione interattiva in cui a un certo punto è stato spostato un oggetto dello sfondo, cosa non prevista. E allora, se si prendono questi errori di comunicazione tra il progettista e lo strumento, si possono girare a proprio favore, e in questo caso allora ho detto ok, sposto gli oggetti dello sfondo e vediamo cosa succede, registro un po' tutti gli avvenimenti. È una cosa che registra i movimenti dello spazio nel tempo. Niente, vi saluto invitandovi al Salotto Senza Soffitto, una serie di incontri in cui si chiacchiera di questi temi simili a Pesacuccia, quindi siete tutti invitati. Grazie.